eliminare gli ostacoli alla pari dignità e favorire uguali condizioni tra uomini e donne nella società, nella politica, nel lavoro. E questa è la parità di genere, un diritto fondamentale sancito nel 1948 nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e riportato nella Costituzione e nei trattati europei. L'Italia è il paese che negli ultimi 10 anni ha realizzato i maggiori progressi in Europa in questo ambito e in particolare la regione Piemonte è stata la prima ad applicare concretamente il principio di parità di trattamento e non discriminazione attraverso 2 leggi regionali approvate nel 2016, affidando al Corecom il compito di attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori. Nell'ambito degli eventi organizzati al Salone del Libro, il Corecom Piemonte ha voluto mettere in primo piano la parità di genere con un appuntamento ad hoc che si è tenuto in Sala Argento, rivolto in particolare ai bambini e alle bambine delle scuole piemontesi. Un modo, hanno rimarcato i componenti del comitato, per sottolineare come la parità di genere sia un principio da acquisire fin da piccoli, con un'educazione mirata che coinvolga giorno dopo giorno genitori, educatori e insegnanti. Durante l'incontro i piccoli ospiti si sono mostrati attenti e hanno partecipato attivamente, rivolgendo numerose domande ai relatori intervenuti. Oggi abbiamo deciso di investire in questa giornata invitando una scolaresca perché noi crediamo che il Corecom deve trasmettere un messaggio fin da piccoli ai bambini per educarli all'importanza del rispetto tra i due sessi, il maschile e il femminile, perché questo porta omogeneità e porta pace nel mondo. Un tema sul quale c'è ancora molto da fare, molto sul quale riflettere, per cui ci tenevamo particolarmente a coinvolgere i ragazzi partendo appunto da queste generazioni giovanissime ma che sono forse quelli più recettivi in assoluto. E oltretutto gli impegni sono tanti sulla questione della parità di genere, c'è ancora molto da fare, ne siamo consapevoli, ma crediamo molto anche nella sensibilizzazione culturale, per cui ci tenevamo particolarmente nel portare avanti anche questo aspetto. Un argomento importante, quello della parità di genere, e ci sembrava ancora più importante farlo con dei bimbi, con dei bambini e con delle bambine, proprio perché loro sono il futuro ed è proprio su di loro che dobbiamo puntare per raggiungere questo obiettivo, che è appunto l'obiettivo della parità di genere. Accettare ciò che è diverso da noi è anche accettare le parti di noi che magari non ci piacciono tanto, tutte quelle parti che sentiamo come più distanti e cattive, ma in realtà fanno parte di noi ed è bene conoscerle per poter migliorare e poi anche scegliere nella vita dove andare, quel che vogliamo fare, quindi penso che sia inevitabile accettare il diverso per accettare noi stessi. Può sembrare strano che un magistrato abbia parlato ai bambini di non giudicare, ma mi riferivo al non giudicare la persona. Gli atti e i comportamenti devono essere giudicati, ma alla persona bisogna sempre dare una possibilità di cambiare e di diventare migliore.